La Varesina non vedeva l'ora di ripartire, lo ha fatto prima di tutti, sia in sede di mercato, dove la rosa è definita da tempo, manca solo un difensore centrale d'esperienza, sia per quanto riguarda l'inizio della stagione. Oggi, infatti, i rossoblù si sono ritrovati a Venegono per il primo allenamento dell'anno. Nell'occasione, il direttore Max di Caro e mister Marco Spigli hanno affidato ai microfoni i loro primi pensieri. Il tecnico si è detto molto soddisfatto del gruppo a disposizione. Una squadra che mi stimola anche da un punto di vista delle diverse soluzioni e poi ovviamente della sfida per me di riuscire a mettere insieme e farli diventare una squadra, perché lo sapete bene che poi non basta prendere tanti bravi giocatori se poi non si diventa squadra. In gruppo ci sono diversi giocatori d'esperienza e altrettanti giovani cresciuti nel vivaio rossoblù, come da progetto del club. Ragazzi che l'anno scorso, giocando sotto età, hanno raggiunto la finale nazionale juniores con mister Ferdinando Fedele. A tal proposito, Max Di Caro ha espresso tutto il suo orgoglio. Quest'anno raccogliamo veramente per la prima volta dei frutti importanti perché tutti i giovani che sono in rosa sono cresciuti nel settore giovanile della Varesina, chi per più anni, chi per meno, però hanno tutti giocato qui nel settore giovanile. Quindi questa per me è una cosa veramente importante perché fai crescere i ragazzi con la tua mentalità, facendoli lavorare come pensi sia giusto, debba lavorare un giocatore anche da giovane. Facendogli anche appassionare un po' a questa maglia, perché comunque questa è una società giovane che non ha 100 anni di storia, e quindi far appassionare dei ragazzi a questa piazza, secondo me, può essere una carta vincente da giocare poi anche negli anni successivi. È un progetto a lungo termine, ma è il primo anno che realmente possiamo dire che tutti i giovani sono cresciuti qui ed è un orgoglio, logicamente, perché lo fanno in pochissime società e quindi penso che siamo sulla strada giusta a livello di settore giovanile. Un mix di alta qualità che piazza la Varesina in cima alle pretendenti alla vittoria finale. Il vestito da favorita non spaventa mister Spilli. Con umiltà, sai di essere forte, non è che fai dei torti a nessuno. Noi crediamo di aver fatto le cose fatte per bene, ovviamente dobbiamo dimostrarlo sul campo, perché poi le chiacchiere stanno a zero. E quindi noi dobbiamo dimostrare sul campo di essere una squadra che può pretendere a fare un campionato importante. In sala stampa sono intervenuti anche i senatori Marco Taino e Vito Spadavecchia, che hanno fissato l'obiettivo del gruppo. Dobbiamo riprendere da come abbiamo finito nel girone di ritorno, con quella compattezza che nei gironi d'andata non avevamo. È un progetto importante quello della Varesina, quindi noi siamo consapevoli dell'importanza dell'obiettivo che abbiamo, siamo consapevoli del fatto che stiamo costruendo una buona squadra. Ma siamo consapevoli anche del fatto che per vincere le partite bisogna correre più degli altri, perché penso sia la cosa più importante. In chiusura, Di Caro e Spilli hanno voluto esprimere un pensiero e un ringraziamento ad Alessandro Albizzati e Luca Tino, due bandiere rossoblù che per la prima volta dopo anni non faranno parte della rosa della Varesina. I loro addii apriranno poi alla ricerca di un nuovo capitano. Volevo ringraziare Ale perché io non ho mai avuto la possibilità di farlo. Primo ritiro dopo tanti anni che non ci sarà, sia lui che anche Luca. Giocatori importantissimi non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di carisma, di storia, di maglia attaccata alla pelle come Varesina, no? Perché sono stati i miei compagni di squadra, abbiamo vinto dei campionati, siamo partiti, siamo arrivati qui e non c'era praticamente niente di quello che c'è adesso. E quindi loro hanno fatto parte di questa storia in maniera importante. A noi qui piace che il capitano sia un giocatore che rappresenta al 100% i valori della Varesina, della proprietà. Quindi ragazzo serio, a posto, che nel tuo spogliatoio è umile, che tira il gruppo, ok? Quindi sarà uno che ha queste caratteristiche.